nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ben ritrovati con Sportello Reclami, problemi di stagione, quelli che alle prime nevicate mettono in discussione anche la stabilità degli alberi. Siamo in Viale Mecenate dove è successo qualcosa di molto importante. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportello Reclami. L'abbattimento di alberi è sempre un gran dolore, soprattutto per chi ha a cura i temi della salvaguardia dell'ambiente e rispetta la natura. Ad Arezzo, in Viale Mecenate, sono stati abbattuti un numero consistente di alberi secolari e si è scatenato subito il dibattito. C'è chi è favorevole e c'è chi è contrario. Sì, onestamente sono venuto perché ieri pomeriggio, non so, ho visto in TV questa operazione. Sinceramente sono abbastanza favorevole perché la città secondo me deve essere una cosa dignitosa, pulita, ordinata, quindi se ci sono delle piante o si curano per bene o altrimenti è meglio fare un po' di pulizia. Certo, magari questo pezzetto di zona adesso è stato un po' ripulito, purtroppo ce ne sono altre, ci sono dei giardini, il Pionta in primis, che onestamente sono veramente una cosa vergognosa a dire poco. Comunque per me complimenti all'amministrazione che ha fatto questo intervento, ma la città non è soltanto Viale Mecenate. Magari invece di abbatterli si potevano curare e potare. Per me ha fatto anche quasi ha fatto bene, che sono pericolosi. Favorevolissimo, perché io lo dico sempre, anche qui abbiamo tanti territori, anche nei nostri condomini, ci abbiamo tutti questi abeti praticamente, sono pini, è una cosa vergognosa che vengono lasciati così incurati praticamente, e dobbiamo assistere tutti gli anni d'inverno a questo fatto che quando c'è vento forte o c'è per esempio le nevicate come è successo anche l'altro giorno, è pericoloso, perché è successo più di una volta più che sono caduti i rami. È andata bene che qui ci sono sempre le macchine in sosta, perché se passa uno nel marciapiede diventano un pericolo. Noi abbiamo questo problema nel nostro condominio, non si riesce a risolverlo perché oggi c'è questa mania ecologista, capito, dappertutto, e quindi non si può risolvere questa cosa. Si tagliano gli alberi perché sono pericolosi e malati, ma non si potevano curare prima in maniera tale da eliminare questa pericolosità? Cioè, io non sono favorevole a aver tolto questi alberi, in quanto nella parte di dietro è veramente una cosa vergognosa, perché c'è un muraglione, tutti quegli alberi, cioè, secondo me ha tolto anche il decoro della parte esistente dove erano questi alberi. In ogni caso, lo abbiamo sentito, ci sono persone che sono favorevoli al taglio. Io sono favorevole, per conto mio ha fatto bene, perché sono pericolosi. Quando nevica, quando tira il vento, se rompe il ramo, ammazza la gente, qualche macchina. Siamo d'accordo, quando nevica e tira vento, essendo molto alti e ramificati, i rami stessi si possono spezzare e creare dei problemi per coloro che transitano nella zona. Ma io ripeto, non si potevano potare. Per me hanno fatto bene, perché se sono malati hanno fatto bene. Se nevica, tira il vento e piove, i rami si rompono e le persone dopo si fanno male e le macchine si sciombano. Comunque i cittadini nutrono delle ragionevoli perplessità. Non lo so, effettivamente non lo so, perché stamattina hanno tagliato le piante, cioè da ieri, però non sappiamo il motivo. Loro dicono, adesso hanno detto che erano malate, però qui nessuno, come fa a dimostrare che erano malate? È stata una decisione presa da loro, quindi saranno loro ad avere, diciamo, i validi motivi per aver fatto questa cosa. Io non so cosa dirgli. Quelle alte sicuramente sono pericolose, perché basta una nevicata e si stroncano. Quelle piccole saranno state malate, non lo so. Fine della prima parte di Sportello Reclami, ma non ve ne andate, perché torniamo anche con altre interviste, con altri pareri su questa vicenda.
Oggi Sportello Reclami in questa seconda parte continua a parlare degli alberi secolari, pini di Viale Mecenate. Ci sono pareri discordanti, ma anche pareri favorevoli al loro abbattimento. In Viale Mecenate ad Arezzo si discute, e non poco, sulla opportunità di abbattere degli alberi secolari. Tutto questo chiacchiericcio, questo discutere, con il sottofondo del rumore delle motoseghe che abbattono senza nessuna pietà. In questo caso, per quanto riguarda questo viale, le piante sono state maltrattate prima, perché sono state tagliate tutte la ramatura più bassa, è stata invece lasciata quella in cima, e questo davanti a un episodio di temperature e di venti molto consistenti sono dei pericoli veri. Comunque, il non vedere più queste bellissime piante secolari in Viale Mecenate ci procura non poco dispiacere. Io penso che potrebbe essere una buona cosa, una volta che sono state tagliate, di ripensare a cosa metterci, magari piante che hanno un livello di crescita più lento, per cui può benissimo essere rimesso un qualcosa che sia bello, e magari anche le panchine poi sotto per starci all'ombretta. Non mancano i residenti particolarmente dispiaciuti. Io sono dispiaciuto perché prima di tagliare le piante che facevano un certo decoro, davano un certo decoro alla strada, prima si pianta le piante nuove e poi si butta giù quelle vecchie, in modo di dare la possibilità di far crescere quelle nuove. Magari sarebbe opportuno tenere un pochino meglio la zona adiacente a queste piante secolari. Che l'erba la tagliano quando gli fa comodo, lì c'è tutti quei tronconi lì. Secondo me le piante vanno curate ma non tagliate. Che sono piante da ripulirle per bene, che in quel modo non si può. E allora dopo va malora ogni cosa. La pianta va pulita, va tenuta bene. E c'è chi ci ricorda che ci sarebbero degli interventi ben più impellenti. Sì, dispiace effettivamente tanto, perché se la pianta è malata, per carità, d'accordo, però l'importante sarebbe sostituirla prima di tagliarla, cioè metterne una accanto, aspettare che cresca e poi tagliarla. Però l'intervento così drastico dalla parte praticamente della palestra non era così impellente, perché se vediamo bene la parte del marciapiede qua dove ci sono le attività commerciali è praticamente tutto avvallato, ci sono due piante che stanno alzando il manto stradale, ci sono buche ovunque, le caditoie tutte otturate, che praticamente al momento che piove si allaga ogni cosa, quindi a volte la scelta degli interventi andrebbero fatte con un criterio un pochino più preciso. Da Viale Mecenate è tutto, caro Roberto Francini, oramai le piante sono state tutte quante abbattute, quindi non c'è più niente da fare. A te la linea. Con questo è tutto, almeno per oggi. Per la vicenda degli alberi magari ritorneremo in altre puntate. Grazie della vostra attenzione. sportelloreclami@teletruria.it è l'indirizzo di posta elettronica al quale mandare le vostre osservazioni, le vostre richieste, che poi arrivano anche da altre strade, anche in maniera molto diretta. Alla prossima, sempre su Teletruria. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.